Salve, ben ritrovati con l'informazione di Licata News, notiziario di oggi che si apre parlando del viadotto Petrul perché ci sono importanti novità per quanto concerne la sua riapertura. Il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, ha infatti reso noto l'interessamento diretto del ministro Angelino Alfano che ha già incontrato i vertici nazionali di ANAS, il servizio di Giuseppe Cellura. C'è lo spiraglio giusto per permettere la riapertura del viadotto Petrulla. L'interessamento è di quelli importanti. Il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sta infatti monitorando in prima persona la questione, muovendo passi importanti direttamente con i vertici di ANAS. A fare da intermediario tra le autonomie locali coinvolte al crollo del ponte, il gestore della rete stradale e il ministro, è il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, che è stato delegato dai primi cittadini di Campobello, Licata, Canicattì e Delia per rappresentare le esigenze del ripristino della viabilità sulla strada statale 626 DIR al responsabile degli interni. Andiamo con ordine. Incassata la delega da parte dei colleghi sindaci, D'Angelo ha avuto con il ministro un colloquio durato più di un'ora, nel corso del quale ha esposto la necessità di un intervento rapido dopo il crollo del viadotto Petrulla. Il passaggio successivo è stato di fondamentale importanza. Alfano, che ha già seguito la vicenda nelle scorse settimane, ha prontamente contattato il presidente di ANAS, Pietro Ciucci, a cui ha chiesto un'accelerazione ed una particolare attenzione per risolvere la problematica in tempi certi. L'intervento del ministro ha smosso le acque. Ciucci, malgrado si trovasse all'estero per ragioni di lavoro, ha infatti immediatamente espletato una ricognizione con i vertici nazionali e regionali di ANAS. E qui si apre in maniera concreta lo spiraglio. Al termine della ricognizione, infatti, il sindaco D'Angelo è stato informato dal direttore nazionale dell'area tecnica del gestore della rete stradale, l'ingegnere Baio, del fatto che ANAS sta già predisponendo la progettazione per il ripristino del viadotto Petrulla e per gli interventi sul viadotto Salso. Entro il 10 settembre sarà definito il progetto e solo allora sarà possibile capire l'entità dell'intervento. Sarebbero già state individuate anche le risorse per andare a finanziare il ripristino dell'infrastruttura collassata lo scorso 7 luglio. Assieme al governo, hanno riferito al sindaco D'Angelo fonti interne all'ANAS, si è lavorato per trovare le risorse che sarebbero già state individuate nei cosiddetti decreti del fare 1 e 2. Sono state fornite anche delle coordinate temporali. ANAS conta infatti di provvedere a bandire i lavori per il ripristino entro dicembre, seguendo le procedure di evidenza pubblica. Il primo cittadino di Ravenusa avrà un incontro con i vertici nazionali di ANAS per il tramite del ministro Alfano nelle prossime settimane per ulteriori aggiornamenti. La situazione sembra pertanto prendere una piega insperata solo poche settimane fa, quando si erano quasi perse le speranze di poter tornare ad utilizzare il ponte, accontentandosi della strada statale 123. I mesi di settembre, ottobre e novembre saranno decisivi per il ripristino della viabilità. La cronaca, sono ancora in corso le ricerche del pirata della strada che ieri pomeriggio ha investito un pedone in viale Carlo Alberto a Canicattì, un insegnante in pensione. Stava attraversando sulle strisce pedonali dopo aver fatto la spesa quando una Lancia Y lo ha travolto. Il conducente della vettura si è fermato per controllare le condizioni del ferito, ma poi, approfittando della confusione venutasi a creare, si è allontanato. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per rintracciare l'automobilista. E adesso invece parliamo di Licata, torniamo a occuparci di Licata. Il commissario Dario Cartabellotta ieri mattina ha incontrato anche una delegazione di operai trimestrali con cui è stato fatto il punto della situazione. Il funzionario proverà infatti a trovare una soluzione per avviare al lavoro gli operatori ecologici. Ce ne parla Giuseppe Cellura. Quella di ieri è stata una mattinata ricca di riunioni istituzionali per il commissario straordinario Dario Cartabellotta, che oltre ad incontrare la giunta uscente, il presidente del consiglio comunale, i capigruppo e i dirigenti dell'ente, ha avuto anche un confronto con una delegazione di operai trimestrali che nell'occasione sono stati accompagnati dall'ex vice sindaco Salvatore Avanzato. Gli operatori ecologici, che negli anni passati hanno svolto il servizio di pulizia delle spiagge del litorale costiero licatese, sono stati cordialmente ricevuti dal funzionario regionale, che ha assicurato loro un impegno per tentare di trovare una soluzione a una problematica che si trascina ormai dall'inizio dell'estate. Carte alla mano, la delegazione dei trimestrali ricevuta a Palazzo di Città ha spiegato la situazione al commissario Cartabellotta, che prima di dare una risposta si è riservato di valutare la disponibilità economica dell'ente per vedere se ci può essere uno spiraglio per avviarli al lavoro. I trimestrali hanno proposto vari esempi per trovare uno spiraglio sul modello di gestione che è stata attuata negli altri paesi, come ad esempio Sciacca,
dove è stata trovata una soluzione a quella che rischiava di diventare un'emergenza sociale. La delegazione di operatori ecologici, che quest'anno non ha svolto finora nessun giorno di lavoro, ha anche prospettato l'utilizzo di una parte dei fondi della tassa di soggiorno per coprire il pagamento del loro servizio, che dovrebbe essere espletato sulle spiagge e quindi, a loro dire, in una zona turistica. Cartabellotta ha ascoltato le richieste dei team estrali ed è verosimile che darà una risposta nella successiva visita a Licata, fissata per la prossima settimana. E restiamo in tema, perché in merito alla visita a Licata del commissario Cartabellotta registrata ieri, si è registrato l'intervento del presidente del Consiglio Comunale Saverio Platamone. La collaborazione tra il commissario e il Consiglio Comunale, dice Platamone, sarà fondamentale. Ascoltiamolo in questa intervista. Presidente, si è svolto il primo incontro con il commissario straordinario Dario Cartabellotta, un momento di incontro per discutere di quella che è la situazione attuale del comune di Licata e di come appunto si gestirà il comune in questi mesi che porteranno poi alle prossime elezioni. Sì, stamattina c'è stato questo incontro istituzionale, prima ho incontrato singolarmente insieme al vicepresidente il commissario, poi c'è stato l'incontro con i capigruppo in consiglio comunale. Devo dire che è stato un incontro molto positivo e si sono messe un po' sul tavolo le basi per il futuro. Il dottore Cartabellotta è una persona molto disponibile, oltre ad essere molto competente nell'aspetto amministrativo. Ricordiamo che è un alto funzionario regionale ed è stato anche assessore. Poi ricopre un ruolo importante in regione, l'assessorato alla pesca, ed è stato anche all'agricoltura, quindi diciamo, può dare un grosso contributo a quella che è la nostra economia e l'economia della città. Devo dire che il dottore Cartabellotta ha un'alta considerazione del Consiglio Comunale e questo è un evento, un fatto molto importante perché giustamente lui sostiene, io ne sono perfettamente d'accordo, ho condiviso pienamente la sua teoria, che lui, essendo un commissario nominato dal governo ed essendoci il Consiglio Comunale che è espressione dei cittadini, è giusto che tutto venga condiviso e che gli atti che riguardano la città, anche se di esclusiva competenza della Giunta, in questo caso del commissario, debbano essere discussi in Consiglio Comunale. Quindi un'apertura importante nei confronti del Consiglio e di questo noi lo abbiamo ringraziato, io personalmente capigruppo abbiamo manifestato tutta la nostra intenzione a collaborare per il bene della città. E continuiamo con la politica, ma nell'Agrigentino. Prima ha incontrato i capigruppo consiliari, poi si è intrattenuto con i dirigenti. Il commissario straordinario Antonio Parrinello muove i suoi primi passi al comune di Raffadali, dove è stato inviato dalla regione per prendere il posto dell'amministrazione attiva dopo la morte del sindaco Giacomo Di Benedetto. Conoscevo Di Benedetto per averlo avuto a fianco come collega all'Arsi in avvio di legislatura nel 2006. Lei, afferma Parrinello. Adesso ho raccolto l'eredità del suo lavoro, svolto nella qualità di sindaco, un impegno per me certamente gravoso, di grande responsabilità, che porterò avanti nell'esclusivo interesse della collettività. E con 14 voti su 27 consiglieri, Carmelo Settembrino è il nuovo presidente del Consiglio Comunale di Agrigento. La votazione è avvenuta nel corso di una seduta dell'Assise. Ad appoggiare Settembrino sono stati i rappresentanti del nuovo centrodestra, dell'MPA e gli indipendenti. Settembrino prende il posto di Aurelio Trupia, che ha presentato le dimissioni il 16 luglio scorso. Adesso invece vediamo qual è la programmazione del Fly Cinema. Dal 21 agosto al Fly Cinema, Step Up All In in 3D. Dopo aver lottato per farsi strada a Hollywood per oltre un anno, la crew di Sean, Ryan Guzman, si scioglie e molti tornano a Miami. Non volendo rinunciare al suo sogno, Sean rimane invece a Los Angeles. Quando sente parlare di un'imminente gara di ballo a Las Vegas, che potrebbe essere l'occasione di una vita, Sean si unisce a Muso, Adam Sevani e Andy, Brianna Evigan, per assemblare una nuova crew, ricontattando i personaggi più
più amati della serie Step Up, tra cui i gemelli Santiago, Jenny Kido e Mad Chad, aka Robot Guy, più alcuni volti. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 18, alle 20 e alle 22. Dragon Trainer 2. Nel villaggio di Berk, ormai i draghi vivono in totale armonia con gli esseri umani, li aiutano e sono integrati perfettamente in tutte le funzioni del villaggio, che ora è diventato prospero grazie a questa amicizia. Nelle sue esplorazioni, Iccup però si imbatte in un gruppo di cacciatori di draghi, scoprendo che esiste un rinnegato che sta radunando un esercito di bestie al suo servizio. Informato della cosa, il villaggio decide di dichiarargli guerra, ma Iccup è determinato a parlargli per convincere anche lui della bontà dei draghi. Nel farlo si imbatterà in un mondo e persone che credeva perdute e che si uniranno a lui nel grande e inevitabile scontro finale. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 18 e alle 20. Hercules il guerriero. Hercules, figlio di Zeus e una mortale, semidio in viso ad Era che ha compiuto 12 fatiche prodigiose per guadagnarsi il diritto alla vita, è il più grande guerriero dell'Attica, un vero mito le cui storie passano di bocca in bocca, cantato dagli Aedi e magnificato nei racconti. Eppure la realtà non è esattamente così. Nonostante sia un colosso umano dalla forza superiore alla media, dall'intelligenza tattica e il coraggio in battaglia invidiabili, Hercules è anche il primo propagatore della propria leggenda, conscio che più temuto, più potrà vincere le battaglie. Il film sarà trasmesso tutti i giorni alle ore 22. Inoltre potrete trovare tutti i trailer su www.flycinema.it. La comunicazione politica nell'era dei social media, e questo è il tema di un incontro dibattito che si terrà venerdì 29 agosto alle 20 presso i cantieri culturali di Aragona in piazza Umberto I, organizzato dall'amministrazione comunale. Sono previsti gli interventi del professor Francesco Pira, docente di comunicazione e giornalismo all'Università di Messina e autore del libro La Net Comunicazione Politica, del sindaco Salvatore Parello e dell'assessore alla cultura, l'avvocato Duccio Cipolla. Modererà i lavori il dottor Alan David Scifo. E si è concluso con il rientro in Italia dei 7 giovani volontari, il campo di formazione e volontariato in Tunisia oltre il mare, organizzato dalla Caritas diocesana di Agrigento, giunto alla sua terza edizione consecutiva. Il campo ha dato l'opportunità ai partecipanti di conoscere la complessa situazione del Nord Africa, ma anche di testimoniare la vicinanza della Chiesa agrigentina alla Chiesa tunisina. Adesso noi ci fermiamo, c'è la pubblicità, a tra poco. Questo programma è offerto da... RSA Santa Rosa, via Umberto II Alicata. Bar La Rosa, via Gela 220 Alicata. Alicata, domani bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32 gradi, la minima di 23 gradi. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da nord, al pomeriggio moderati e proverranno da sud-ovest. Mare poco mosso, umidità oscillante tra il 31 e il 69%. Questo programma vi è stato presentato da Nuova El Sombrero, strada statale 115, contrada a Safarello, Alicata. Bar Roccazzelle, strada statale 115, contrada Roccazzelle, Gela. Dai fratello Antona, grande la qualità, di piccolo c'è soltanto il prezzo. Seconda parte del nostro notiziario, il commissario straordinario Benito Infurnari ha approvato la prosecuzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti a tempo determinato fino all'insediamento dei nuovi soggetti istituzionali dei liberi consorzi comunali già province, nell'ipotesi che questo insediamento avvenga dopo il 2014. La proroga riguarda circa 30 contratti di lavoro a tempo determinato. Il commissario Infurnari confida infine nell'opportunità
l'opportunità di un coinvolgimento della Deputazione regionale agrigentina per avere una favorevole risposta sul prolungamento della durata dei rapporti di lavoro. Ed è stato eletto ieri ad Agrigento, nella sede del Parco Archeologico, il nuovo consiglio direttivo del distretto turistico regionale Valle dei Templi. Il nuovo presidente è stato nominato all'unanimità Lillo Firetto, sindaco di Portempedocle. Riconfermato Gaetano Pendolino quale amministratore, mentre la vicepresidenza è stata affidata al nuovo sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo. La composizione del nuovo consiglio direttivo si è resa necessaria dopo le dimissioni da sindaco del presidente Marco Zambuto. Cambiamo adesso argomento. Enzo Baldoni è morto da 10 anni, ma ieri a Piano Quartiere la famiglia, insieme agli amici, hanno voluto ricordarlo come lui avrebbe voluto, in allegria, tra musica, sarcasmo e alcune pagine del suo diario. Vediamo. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà, dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità. Non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego dalla ragioniera, perché provette nel loro mestiere rendono edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. La fisarmonica di Guido Baldoni suonava il testamento di De André. Gabriella leggeva il testamento più che sarcastico del padre Enzo. Questo è stato il clima che si è respirato ieri sera a Piano Quartiere per ricordare Enzo Baldoni, il giornalista morto 10 anni fa in Iraq. Un clima intimo ma allo stesso tempo allegro e divertente, come quando dopo un po' di tempo rivedi degli amici che non vedevi da tanto. Ieri sera la famiglia di Enzo Baldoni, formata dalla moglie Licatese Giusi Bonsignore, dai figli Guido e Gabriele, dal piccolo nipotino, ha accolto tutti coloro i quali hanno preso parte alla serata, amici di Enzo ma anche conoscenti o semplicemente quanti hanno voluto ricordare Baldoni. Un uomo, un giornalista, ma soprattutto per i figli un padre, che ha trasmesso loro i valori del coraggio e della libertà. Una serata in cui anche tu hai deciso di mettere del tuo, infatti suonerai alcune canzoni. Qual era quella preferita da tuo padre? Ne aveva tante, era un grande amante di De André, per esempio canterò e suonerò il testamento, in cui con gusto francese, ironicamente, si parlava di uno che si prospetta già dopo la morte e combina una serie di scherzi ai vivi. Vogliamo ricordarlo con un sorriso, perché il sorriso è più forte dell'odio. Abbiamo deciso, ma ci è venuto spontaneo, ricordarlo in allegria, anche perché lui ha lasciato scritto nel suo testamento, così in modo divertente, che avrebbe voluto una festa e non dei pianti. Che papà è stato? Lui era un papà assolutamente fuori dall'ordinario, quindi era un papà molto divertente, un papà che ci ha insegnato tante cose e un papà che ci ha insegnato la libertà, e credo che anche sia io che mio fratello siamo un po' cresciuti liberi. Lui non c'è più, però credo che quello che ci ha lasciato ovviamente è in noi, quindi lo trasmettiamo, lo trasmetto a mio figlio tutti i giorni, e quindi anche il modo giocoso di prendere la vita e anche un po' la morte, che è un nostro tabù, però ci passeremo tutti. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in 100 l'identica donna, partimmo in 1000 per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. E questo invece è il ricordo della moglie Giusi Bonsignore, un giornalista che amava scoprire e far conoscere ciò che scopriva, ma anche un padre e un marito presente. Vediamo.
Anni difficili senza Enzo Baldoni, ma anche anni in cui, grazie a quanto lasciato in dono alla famiglia in termini di insegnamenti, valori ed emozioni, ha permesso loro di andare avanti e anche di portare avanti quelli che erano alcuni dei progetti di Enzo Baldoni. Gli amici di sempre e anche tante persone nuove, tante persone inaspettate sono venute qui stasera per ricordarlo, ed è una cosa molto bella. È importante ricordare, perché non bisogna dimenticare le cose che certe persone sono riuscite a fare. Come sono stati questi 10 anni? Questi 10 anni sono stati anni difficili anche, però non solo, ci sono state tante cose positive, abbiamo cercato di guardare a quelle, di andare avanti. I miei figli sono stati naturalmente molto importanti in questo, c'è un nipotino e questo è stata una grande spinta a continuare a aver voglia di vivere. L'amore per il suo lavoro e per quello che faceva era tangibile in ogni suo gesto. La sua voglia di scoprire, conoscere e far conoscere era la molla che lo spingeva per mesi e mesi ad allontanarsi dalla sua famiglia. Quanto rientrava però, le sue attenzioni non mancavano mai. Enzo aveva una grande curiosità, una grande voglia di sapere come erano, di conoscere anche le cose del mondo negative, di poterle raccontare. Non era un desiderio di avventura, anche se poi naturalmente si è trovato ad affrontare anche prima del suo viaggio in Iraq, ad affrontare delle cose complicate, impegnative. Però era soprattutto il suo desiderio di conoscere le persone anche in aspetti, diciamo, le persone dimenticate dal mondo, le persone che non avevano prospettive. E questo era una molla che lo spingeva, una cosa che lo spingeva. Quindi è un ricordo di un uomo sicuramente che ha dato tanto per il suo lavoro e anche per la sua famiglia. Assolutamente, assolutamente. E noi viviamo anche ricordando tutte le cose che lui ha fatto e il tempo che ha dedicato alla sua famiglia, perché sì, viaggiava un mese, 2 mesi massimo, e poi dopo era comunque una persona che stava con la sua famiglia e si occupava della sua famiglia. Voltiamo pagina, anche se a giugno si registra una piccola flessione delle presenze nel settore turistico con un meno 2,4%, resta positivo il saldo dei primi 6 mesi del settore in provincia di Agrigento rispetto allo stesso periodo del 2013. Da gennaio a giugno infatti le presenze turistiche in provincia di Agrigento sono aumentate del 3,38%. Questa è in sintesi l'analisi dei dati elaborati dall'Osservatorio Turistico dell'assessorato provinciale al turismo, nello specifico da gennaio a giugno, in termini di arrivi nelle strutture turistiche ricettive, si registra un aumento dello 0,67% rispetto allo stesso periodo del 2013. Ed è tutto pronto a Siculiana Marina per la 3ª edizione del concorso di bellezza Miss Moda Mare Siculiana 2014, evento inserito nel cartellone degli spettacoli estivi promossi e organizzati dall'amministrazione Bruno con il sostegno economico della Catanzaro Costruzioni. La manifestazione si svolgerà questa sera alle 21 sul palco allestito dinanzi il lungomare di Siculiana Marina. Vi partecipano una ventina di ragazze non solo della provincia di Agrigento, ma anche provenienti da altri comuni della Sicilia. E con questa notizia si chiude questa edizione di Ligata News. Grazie come sempre per la vostra attenzione. Arrivederci.